Riparte da Gubbio Federico Burdisso, nuotatore pavese classe 2001, doppio bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 200 farfalla e nella 4% mista, che dopo l'assenza ai giochi di Parigi e un periodo di lontananza dall'acqua ha ripreso ad allenarsi nella piscina comunale ugubina. Questi ultimi anni sono stati un po' difficili per la mia crescita sia personale che natatoria e ho intrapreso questa decisione per cercare di dare una svolta alla vita, dato che se faccio quello che ho sempre fatto resterò sempre dove ero, ecco. E ho scelto Gubbio proprio perché secondo me, a mio parere, è un posto dove ci si può ritrovare in un certo senso. Io sono un tipo molto spirituale, molto posso dire anche attaccato alla natura, e Gubbio, Simone anche, diciamo filo, la pensa su molte cose come me, e Gubbio diciamo che rappresenta tutta questa realtà che andavo a cercare, ecco, quindi sono contentissimo di essere qui. La città è molto bella, sono venuti anche qui i miei genitori e a loro piacciono tantissimo queste realtà qui, piccoline, chiuse, tutte mattoni, bellissimo, che poi è tenuta molto bene Gubbio, quindi risalta di più, ecco. Sotto l'attenta guida di Simone Palombi, tecnico romano ideatore del TVN Camp, attorno al quale il nuoto ugubino sta tornando a far parlare di sé e con cui Burdisso ha raggiunto i migliori risultati, il nuotatore lavorerà in vasca corta fino a dicembre, cercando di ritrovare la sua forma migliore, preparandosi ad affrontare il quadriennio delle rivincite in vista di Los Angeles 2028. Ma gli allenamenti, ti dirò, stanno andando abbastanza bene. Ho ripreso acquaticità, mi sono fermato 3 mesi quest'anno, che non mi sono mai fermato così tanto in vita mia, però avevo bisogno anche di staccare, di ricaricare un po' le batterie. E 3 mesi fermo, adesso da 2 settimane neanche che nuoto. Acquaticità l'ho già ripresa, sto tornando un po' in sesto a livello anche metabolico, diciamo, sto perdendo anche un po' di peso, tornando a posto con il cuore, diciamo, allenamenti eccetera, quindi sono contento. Da qui a dicembre l'obiettivo è ritornare sulla retta via, sul binario giusto, quindi devo solo ritrovarmi e riprendere ad allenarmi, riprendere a fare quello che mi piace, a trovare il piacere nel fare quello che faccio. E poi il prossimo obiettivo importante, per la verità, ad aprile. Prima l'obiettivo è solo quello, insomma, ritrovarsi.